Passiamo adesso al momento più importante, alla prolusione del dottor Raffaele Cantone, che ringrazio ancora per essere tornato a Perugia a distanza di poco più di un mese dalla partecipazione alle giornate in onore dell'amico Francesco Merloni. Do la parola quindi al dottor Cantone. Grazie professoressa Bevelli e congratulazioni per la capacità di cominciare con una puntualità tedesca, che non è un dato insignificante. Grazie al professor Sant'Ambrogio di avere voluto stamattina, di avermi voluto presente con questa prolusione. Sono onorato di essere tornato a Perugia e c'è ovviamente nella mia presenza anche la volontà in qualche modo di rimarcare questo rapporto di collaborazione che c'è col Dipartimento, rapporto di collaborazione che come è noto fonda su un pilastro dell'autorità che è il professore Merloni e l'amico Francesco Merloni, ma anche con una serie di attività che sono state già illustrate con, diciamo, una lettera di intenti a partecipare alla ricerca che mi auguro sarà, diciamo, particolarmente proficua e che potrebbe portare a un riconoscimento che per scaramanzia napoletana neanche io indico a favore del Dipartimento. Vi chiedo scusa se leggerò la prolusione, non sono particolarmente abituato a leggere, non sono, diciamo, non è il mio modo in genere di parlare, ma nel caso di specie, anche per ragioni di tempo, farò prima a leggere. Prolusione che si intitola Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia e che ovviamente proverà a termini molto sintetici, ma diciamo tendenzialmente abbastanza completi, a spiegare cos'è o a dare un'indicazione, secondo la nostra prospettiva, di cos'è la prevenzione della corruzione nel nostro paese. Nel corso dell'ultimo decennio si è imposto sempre più nello scenario internazionale il tema della corruzione, fenomeno avvertito anche da parte dei cittadini nella sua gravità per gli effetti negativi che determina sul tessuto sociale e sulla competitività del sistema economico, ed in grado altresì di minare la legittimazione delle istituzioni democratiche. Del problema si sono fatte carico più organizzazioni internazionali, ONU e Consiglio d'Europa in particolare, che hanno prodotto importanti strumenti convenzionali multilaterali con l'indicazione della necessità di approntare strumenti di contrasto, cosicché, anche a seguito di queste convenzioni, numerosi paesi, non solo dell'Unione Europea, hanno sviluppato, soprattutto in anni recenti, politiche di prevenzione e contrasto ambiziose e molto articolate, sia pure fra loro diversificate. Tra le esperienze maturate in materia, quella italiana è spesso presa a riferimento, anzitutto per il ruolo che nel sistema ha progressivamente assunto l'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'impianto nazionale infatti appare oggi ricco di realizzazioni, ma ancor più di potenzialità, sia pure in esito ad un percorso normativo che, nelle sue stratificazioni successive, ha perso parte del suo rigore iniziale per mutare i suoi tratti in un disegno che merita di essere meglio compreso. Il sistema originario infatti nasceva soprattutto per dare attuazione alle convenzioni internazionali firmate da tempo e fino a quel momento solo formalmente ratificate, e si articolava sulla base di chiare scelte di politica legislativa, precedute peraltro da importanti momenti di analisi, critica e studio, come raramente era accaduto in tempi recenti. Esso si è poi sviluppato, consolidato e significativamente potenziato, anche modificando non poco i caratteri originari, attraverso provvedimenti successivi, frutto più che di scelte meditate, di specifiche emergenze, cui il legislatore ha risposto affidando nuovi compiti all'autorità anticorruzione, che di questo sistema è diventato sostanzialmente il fulcro. Nell'arco di un quinquennio, a partire dal novembre 2012, nel sistema amministrativo si è in ogni caso radicata una nuova funzione di prevenzione e contrasto amministrativo della corruzione, affiancatasi al tradizionale approccio repressivo, che
che aveva connotato fino a quel momento il sistema italiano e che aveva mostrato con chiarezza i propri limiti. Come evidenziato a livello scientifico e nel dibattito pubblico, in particolare a più di un ventennio dall'avvio di Mani Pulite, iniziata come noto nel 1992, l'eredità di quella stagione di supplenza del giudice penale è apparso non poco controversa. Numerosi dati ed indicatori, oltre a nuovi e non meno gravi scandali rispetto a quelli del passato, basterebbe qui ricordare quelli dell'Expo, del Mose e di Mafia Capitale, hanno dimostrato l'effetto solo temporaneo ed in ultima istanza insoddisfacente della mera repressione. Ecco allora affermarsi una nuova strategia e una nuova funzione amministrativa di prevenzione della corruzione. La struttura fondamentale del sistema discende dalla legge Severino, cioè la legge 190 del 2012, approvata in una fase particolare della vita politica italiana. Erano gli anni del governo tecnico di Mario Monti e del divampare della crisi, e quindi delle misure quasi emergenziali di contrasto e rilancio del Paese, anche adottate sulla base di significative sollecitazioni dei livelli sovranazionali. Anche la normativa anticorruzione venne presentata più che come mezzo per arginare un problema, come un'occasione per rilanciare l'immagine internazionale del Paese e per attirare investimenti anche stranieri. Sulla base di deleghe contenute nella legge, il governo Monti ha lasciato in eredità un pacchetto già ampio di misure anticorruzione. Accanto alla legge 190, che delinea l'impianto complessivo ed introduce in particolare i piani anticorruzione, il decreto legislativo 33 del 2013 in materia di trasparenza, il decreto 39 in materia di incompatibilità e inconferibilità, il regolamento che disciplina il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Si inserisce sempre in questo contesto temporale un provvedimento anch'esso importante e anzi centrale nel nuovo impianto, il primo piano nazionale anticorruzione, che contiene elementi essenziali del complessivo disegno di prevenzione come processo di risk assessment. Complessivamente questi provvedimenti costituiscono i mattoni fondamentali della strategia di ricostruzione di quella ethics infrastructure, l'insieme delle istituzioni, dei meccanismi e dei sistemi per promuovere l'integrità e prevenire la corruzione nelle amministrazioni pubbliche, la cui importanza è da tempo avvertita nello scenario internazionale comparato. Gli sviluppi normativi successivi, nel loro complesso, sono non meno importanti nel segnare i caratteri attuali del modello italiano e nell'insieme coerentemente orientati a rinforzare il ruolo dell'autorità e il sistema dell'anticorruzione. Meritano attenzione in questa ottica almeno tre provvedimenti che vanno a comporre lo scenario con il quale è necessario confrontarci. Il primo è il decreto legge 90 del 2014, il decreto che avvia le riforme Madia, che ha disposto l'abolizione dell'autorità per i contratti pubblici trasferendo le relative funzioni e personale all'autorità nazionale anticorruzione, che viene nello stesso tempo riformata e posta più chiaramente a capo delle funzioni relative alla trasparenza e all'anticorruzione. Proprio nel decreto 90 si inserisce una misura apparentemente dalla portata più circoscritta, quasi episodica, sia pure tenendo conto dell'importanza in termini economici e di immagine del fenomeno, che chiama l'ANAC, o meglio direttamente il suo presidente, del quale si vanno progressivamente rafforzando i poteri monocratici autonomi, a svolgere una funzione di vigilanza e garanzia di trasparenza, definita vigilanza collaborativa, a garanzia del corretto ma spedito andamento del grande evento Expo 2015. Si tratta di una previsione che verrà successivamente estesa ad altri eventi o situazioni di crisi, quali il Giubileo straordinario della Misericordia e la ricostruzione post-sismica. Soprattutto in quello stesso provvedimento vi è un'altra importante novità: l'introduzione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione. Si tratta di un meccanismo controverso, ma che si sta rivelando molto incisivo ed utile, perché consente in sostanza, sempre su proposta del Presidente dell'ANAC con decreto prefettizio,
il commissariamento di appalti ottenuti in modo illecito e quindi finalizzato a garantire l'interesse pubblico alla conclusione delle opere. Il secondo è il decreto legislativo 97 del 2016 di riforma della disciplina in materia di trasparenza amministrativa, che talora opera in senso più ampio, intervenendo anche sul ruolo e sulle funzioni dell'autorità. È un decreto che si inserisce nel quadro delle complessive politiche di riforma amministrativa e attua in questo senso la delega contenuta nella legge 194 del 2015. Il terzo è il nuovo codice degli appalti, adottato con decreto legislativo 50 del 2016, peraltro recentemente rivisto e corretto nel corso del 2017. Un intervento questo particolarmente ampio ed ambizioso, centrale per definire i caratteri complessivi del nuovo sistema italiano. Il descritto set di provvedimenti si rivolge a regolare nel complesso un sistema di contrasto alla corruzione, innovativo per l'ampiezza del suo campo e per le relative strategie messe in campo. È ricorrente l'idea, anche fra autorevoli commentatori della riforma, che il nuovo disegno delinei anche una nuova nozione di corruzione amministrativa, più estesa di quella penale e riconducibile in sostanza alla cosiddetta maladministration. È una lettura di cui sembra potersi trovar traccia negli stessi provvedimenti che hanno dato attuazione alla legge 190, dove ad esempio troviamo affermato che si può parlare di corruzione a fronte di situazioni rilevanti più ampie della fattispecie penalistica, che comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, ma anche la situazione in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. A ben vedere, però, non si introduce affatto una nuova nozione di corruzione, concetto il cui significato resta saldamente ancorato alla definizione penalistica di scambio fra atti e funzioni con una utilità. Ma si modifica l'approccio, perché si amplia il campo di intervento, prima circoscritto a sanzionare specifiche condotte individuali e ora invece rivolto a questioni preliminari, aspetti organizzativi, regolazione e procedimentalizzazione di specifiche attività e così via. Questo ampliamento è quindi soltanto il frutto della diversa logica della prevenzione rispetto alla repressione. Un mutamento di prospettiva per cui diventano rilevanti situazioni nelle quali il rischio è meramente potenziale, il conflitto di interessi apparente, ma in presenza delle quali è necessario entrino in gioco misure di allontanamento del rischio, con scelte che talvolta prescindono completamente dalle condotte individuali. Il nuovo sistema, proprio perché è interessato a prevenire, non a sanzionare, mira a intervenire su ciò che può accadere e non guarda solo a ciò che è accaduto, si rivolge all'organizzazione e non all'azione. Il focus si sposta dalla patologia dell'illecito alla presenza di un rischio e la strategia di contrasto si rivolge ai conflitti di interesse da evitare, conoscere, controllare e mettere in trasparenza. Il tutto in un disegno complessivo fatto di misure specifiche e regolazioni settoriali, tenute insieme da due collanti. Uno organizzativo che ha come perno l'Autorità Nazionale Anticorruzione, l'altro procedurale e programmatico che si sviluppa in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione. Il piano di prevenzione della corruzione, perno procedurale e funzionale del sistema, è articolato su due livelli. Il primo è costituito dal piano nazionale, adottato ora dall'ANAC con un procedimento aperto alla partecipazione, di validità triennale sottoposto ad aggiornamenti annuali. Attraverso di esso l'autorità fornisce a tutte le pubbliche amministrazioni tenute ad adottarlo a livello decentrato le indicazioni di carattere generale. È una scelta in linea non solo con altre esperienze comparate di modelli di piani di contrasto alla corruzione, ma anche con quella già maturata in ambito nazionale con riferimento alla responsabilità amministrativa delle imprese, così come definita dal decreto 231 del 2001.
Il piano deve necessariamente contenere un nucleo comune dato da identificazione del rischio, analisi del livello del rischio e sua valutazione e contenimento del rischio con misure presuntivamente adeguate. Il secondo livello è quello locale. Ciascuna amministrazione è obbligata, pena di sanzione che grava sui loro vertici, a predisporre un proprio piano coerente con le indicazioni del piano nazionale che sviluppi la propria azione di gestione del rischio corruzione, adottando le indicazioni nazionali da tradursi in previsioni dettagliate e vincolanti. Le scelte fatte saranno poi verificate e migliorate anno per anno, ma soprattutto testate dall'esperienza. Così il verificarsi di un episodio di corruzione o di condanna per cattiva gestione delle risorse pubbliche o di una sanzione disciplinare per violazione dei doveri dei funzionari o di una segnalazione al responsabile e alle autorità, eccetera, sarà da considerare evento significativo cui dovrà corrispondere una rivalutazione del rischio e dell'adeguatezza delle misure nella prospettiva di un loro rafforzamento. Snodo indispensabile di questo meccanismo è il responsabile della prevenzione della corruzione. Presente in ogni amministrazione, di norma un dirigente che, essendo il responsabile della redazione e dell'applicazione del piano, dovrà anche, di fronte al verificarsi di episodi di corruzione, dimostrare di aver adottato le misure necessarie alla previsione e al contenimento del rischio. L'approccio più recente adottato dall'ANAC con il secondo piano nazionale del 2016 è verso una maggiore specializzazione delle misure. Le indicazioni fornite vanno mirate in relazione ai fattori di rischio connessi ad ambiti individuati per coniugare due obiettivi: alleggerire e semplificare i piani di prevenzione, evitando che sia un insieme ponderoso di proceduralizzazioni e misure organizzative non necessarie, assicurare un'efficacia delle azioni di prevenzione tenuto conto dei caratteri e dei rischi specifici che connotano i diversi ambiti di intervento pubblico e le diverse amministrazioni. Attraverso i piani, ciascuna amministrazione definisce un proprio menù di misure di prevenzione della corruzione. La legge, dal canto suo, prevede numerosi strumenti di contrasto, alcuni obbligatori, ma comunque da adattare a diversi contesti, alcuni facoltativi cui fare ricorso laddove si reputi utile o necessario una specifica risposta al rischio. Un primo set di misure si rivolge a contenere i conflitti di interesse, prestando attenzione alla posizione del funzionario pubblico, ai suoi doveri e ai suoi comportamenti. L'idea di fondo per rafforzare l'imparzialità soggettiva dell'amministrazione è quello di evitare situazioni di rischio, favorire l'emersione di eventuali interessi privati che possono pregiudicare la migliore cura dell'interesse pubblico, regolare le condotte individuali dei funzionari. Funzionari che però sono essenzialmente quelli di professione. La legge purtroppo non presta tanta attenzione ai titolari di incarichi politici e questo indebolisce nel complesso il disegno del legislatore. Coerentemente col modello italiano di distinzione di ruoli e responsabilità fra funzionari burocratici e organi di indirizzo politico, l'approccio della normativa è anzitutto quello di irrobustire la distinzione politica-amministrazione attraverso più penetranti regole di incompatibilità e inconferibilità. Non potranno essere affidati incarichi dirigenziali o di responsabilità in enti pubblici o in controllo pubblico a chi ha recentemente ricoperto incarichi di tipo politico, con l'eccezione però di importanti incarichi a livello nazionale. In una logica analoga, rivolta ad evitare situazioni di confusione fra ruoli diversi e quindi a prevenire possibili situazioni di conflitto di interesse, si introduce un periodo di raffreddamento per quegli incarichi in cui si riscontri la provenienza da o la destinazione verso soggetti privati sui quali l'amministrazione vigila e con i quali l'amministrazione e lo specifico ufficio hanno rapporti contrattuali o relazioni costanti. Ciascun ente poi, attraverso il piano, può attivare ulteriori meccanismi di prevenzione, quali la rotazione del personale che ha lo scopo di evitare il formarsi o il consolidarsi di situazioni di rischio.
L'imparzialità della pubblica amministrazione viene assicurata attraverso l'obbligo di astensione del funzionario i cui interessi siano direttamente coinvolti nel procedimento e dai codici di comportamento dei dipendenti previsti a livello nazionale e obbligatori per ogni amministrazione, che forniscono una sorta di vademecum del comportamento del funzionario la cui inosservanza è sanzionabile in via disciplinare. Nell'impianto complessivo della riforma, una misura di prevenzione particolarmente importante è poi la trasparenza amministrativa, che si pone come una sorta di antibiotico a largo spettro, particolarmente utile per contenere fenomeni di maladministration diffusi e di variabile gravità. L'importanza di questo strumento nella prospettiva dell'anticorruzione avvertita nello scenario internazionale e trova una manifestazione particolarmente chiara ma anche ampia e articolata proprio nella recente legislazione italiana, che ha costruito nell'alto dell'ultimo quinquennio un modello sicuramente innovativo e ricco di potenzialità, in particolare progressivamente maturato un sistema di trasparenza strutturato su due modelli: quello degli obblighi di pubblicità sul sito istituzionale amministrazione trasparente in open data, oggetto di una disciplina ampia con il decreto legislativo 33, e ora quello dell'accesso civico generalizzato, ispirato al modello delle legislazioni cosiddetto FOIA, introdotto col decreto legislativo 97 del 2016. La trasparenza non si esaurisce però attraverso questi due meccanismi pure importanti. È un valore di fondo ed è un'esigenza del sistema che caratterizza nel suo complesso la logica della prevenzione della corruzione, dove scopo di numerose misure organizzative e procedurali è proprio quello di far emergere eventuali situazioni di conflitto di interesse. In questa prospettiva si spiega uno strumento che è oggi stato rafforzato in via legislativa, e cioè la protezione del cosiddetto whistleblower, la vedetta civica, chi cioè da dentro un'organizzazione avverte l'esistenza del malaffare e quindi dall'interno contribuisce a rendere più trasparente l'amministrazione. A questo quadro, già molto ampio e articolato, si affianca il ruolo che l'ANAC è chiamato a svolgere in materia di contratti pubblici, quale autorità di vigilanza in materia. La scelta del legislatore del 2014 non solo di concentrare in un'unica autorità indipendente le materie dell'anticorruzione e degli appalti, ma di affidare all'ANAC le funzioni e i compiti in materia di vigilanza e regolazione in materia di contratti, produce una serie di effetti sul sistema dei contratti e su quello dell'anticorruzione. In primo luogo, il fatto di poter fare affidamento su un sistema più adeguato di controlli in capo all'ANAC, sia per disfunzioni che discendono da inefficienza che per quelle frutto di illeciti, permette di riconoscere alle stazioni appaltanti maggiori margini di discrezionalità. Il nuovo codice si muove infatti nella direzione di rinunciare ad automatismi che erano stati visti a partire dagli anni 90 del secolo scorso quale chiave di volta, poi rivelatasi inefficace, per ridurre la corruzione nel campo dei contratti pubblici. L'idea di eliminare la corruzione eliminando la discrezionalità non ha prodotto risultati appaganti. Ed ecco quindi il passaggio da soluzioni vincolate e meccaniche in favore di maggiori spazi di valutazione. Un ampliamento dei margini di manovra che richiede però di essere accompagnato e controllato in un disegno che vorrebbe strettamente legarsi al miglioramento qualitativo sia sul versante delle forniture e dei servizi che su quello della stessa capacità dell'amministrazione. Questo effetto si persegue in particolare soprattutto attraverso la qualificazione delle stazioni appaltanti, prevedendo che solo in presenza di specifiche condizioni sia possibile per un ente svolgere in modo autonomo le funzioni di stazione appaltante. Diversamente, le amministrazioni dovranno dunque far ricorso ad altre stazioni appaltanti o a centrali di committenza altamente qualificate. L'idea di fondo è quella per cui a un minor numero di stazioni appaltanti corrisponde una maggiore professionalità, la possibilità di una maggiore responsabilizzazione, la costruzione di regole di condotta mirate ed adeguate,
ma anche una migliore capacità di vigilanza da parte dell'autorità, che si pone nei rapporti con le amministrazioni in termini sempre più collaborativi e di accompagnamento. Il secondo effetto, evidente nel codice dei contratti, è la crescente attenzione alle garanzie di integrità e di prevenzione della corruzione nella disciplina dei contratti pubblici. In questo senso si muovono più disposizioni del codice, basti pensare a previsioni come l'articolo 42, dedicato ai conflitti di interesse, che impone alle stazioni appaltanti l'adozione di misure adeguate per prevenire e risolvere in modo efficace ogni possibile conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Nella prospettiva di coniugare le esigenze di garanzia della concorrenza e quelle dell'anticorruzione. Nella stessa logica si muovono sia le regole rivolte a disciplinare l'affidabilità e la qualificazione delle imprese. L'intento è chiaramente quello di proteggere l'amministrazione e lo stesso buon andamento delle dinamiche contrattuali, escludendo a priori dai rapporti contrattuali con le amministrazioni soggetti variamente a rischio, perché ad esempio legati a vicende di corruzione, riciclaggio, false dichiarazioni, frode, infiltrazioni mafiose, eccetera, sia le regole che introducono dinamiche più trasparenti di rapporto con gli interessi coinvolti nei processi decisionali, attraverso obblighi di pubblicazione degli incontri e dibattiti con i portatori di interesse, vale a dire i cosiddetti lobbisti. Il terzo effetto, anzitutto organizzativo, discende dall'integrazione fra il campo dei contratti e quelli dell'anticorruzione e della trasparenza come funzioni dell'ANAC. Questa concentrazione di funzioni diviene innanzitutto concentrazione di capacità conoscitiva. Attraverso la banca dati in materia di contratti, molto ricca di dati, diviene possibile giungere ad una conoscenza delle anormalità e quindi comprendere almeno in parte specifiche situazioni di rischio. Il campo dei contratti pubblici è quello nel quale, prima che altrove, l'autorità ha sviluppato una serie di indicatori di anormalità e di rischio, utili ad attivare la funzione di vigilanza, ma che si inseriscono ora in termini più complessivi nelle strategie di prevenzione del rischio di corruzione. In sintesi, si avverte una logica complessiva che connota nel senso dell'anticorruzione l'intera strategia di recepimento delle regole europee in materia di contratti pubblici, in un disegno in sostanza nel quale da un lato il codice dei contratti è conformato in modo penetrante alle esigenze dell'anticorruzione e dall'altro il ruolo dell'autorità si pone sempre più quale strumento e motore di legalità nel sistema dei contratti pubblici. Soggetto portatore di un interesse generale alla legalità, titolare per questo di una legittimazione straordinaria, fino a disporre nel processo amministrativo di un ruolo non dissimile a quello del pubblico ministero nel processo penale, con la possibilità, introdotta da una norma del 2017, di impugnare i bandi. La ricostruzione proposta mostra un disegno ricco e sfaccettato, frutto di uno sviluppo normativo complesso, che richiede di essere governato, maturato in un arco di tempo limitato e sulla base talvolta di esigenze diverse e contingenti. Si tratta di un approccio che non è inusuale nell'esperienza istituzionale italiana, dove alcuni dei sistemi normativi più interessanti, a partire ad esempio da quello del contrasto alle mafie, sono maturati spesso in modo caotico e sulla base di risposte urgenti, se non emergenziali, a situazioni critiche, per poi consolidarsi e venire razionalizzati nel corso del tempo. La questione non è dunque quella di cercare i caratteri del sistema di prevenzione della corruzione nelle relazioni illustrative dei provvedimenti che l'hanno composto, quanto piuttosto verificare nell'evoluzione e implementazione delle singole previsioni l'emergere di un modello con propri elementi di forza ed intimamente coerente. Questa evoluzione, con riferimento al sistema dell'anticorruzione e al ruolo complessivamente assunto dalla sua autorità, ci consegna un'immagine che va al di là della semplice giustapposizione di macroambiti diversi. Si avvertono con evidenza i nessi che collegano
le diverse parti e l'influenza reciproca e positiva fra i diversi ambiti di intervento. In questo contesto si avvertono alcune evidenze. La prima, per quanto centrato apparentemente su un approccio programmatorio e razionalizzante che ruota intorno ai piani di prevenzione e al processo di risk assessment e alla connessa figura del responsabile della prevenzione, il sistema ha una pluralità di punti di snodo e matura intorno a meccanismi e soluzioni diverse, fra i quali in modo non secondario quelli previsti e implementati nel campo della regolazione e della vigilanza dei contratti pubblici. Tenute insieme dalla prospettiva del contrasto alla corruzione, queste parti entrano in dialogo innanzitutto di tipo conoscitivo oltre che organizzativo e costruiscono una rete più fitta e più spessa che si rafforza proprio grazie all'esistenza di una pluralità di nodi e di funzioni non marginalizzabili nel loro complesso. Un irrobustimento che avviene tanto a livello centrale che a livello delle singole amministrazioni. La seconda, strettamente connessa alla prima, le diverse componenti dialogano e sono in relazione, si sviluppano in modo omogeneo grazie all'azione dell'autorità, tanto che progressivamente ha sempre meno senso parlare di settori o parti, anticorruzione, trasparenza e contratti. C'è in altri termini un dialogo interno fra le funzioni e i poteri dell'autorità, che finiscono per essere sempre più accomunati e integrati in termini procedurali e di regolazione. La terza. Lo stesso concetto di anticorruzione si sta evolvendo insieme ai poteri e alle funzioni dell'autorità. Ferma l'attenzione alla finalità di prevenzione della corruzione in senso proprio, si assiste a una dilatazione dell'ampiezza delle strategie e all'azione di prevenzione. Chiaro l'obiettivo, in sostanza, si assiste ad un ampliamento delle regole e dei provvedimenti volti a prevenirlo, che operano spesso su un versante che è quello degli standard organizzativi e delle garanzie di buona amministrazione. Si tratta di un disegno nel quale è coerente trovare fianco a fianco logica e finalità di anticorruzione in senso stretto e ambiti di intervento e strategie profondamente calati nell'azione amministrativa, nel suo complesso e nei suoi settori di rischio. In questo senso, paiono sempre meno pertinenti le critiche che vedono nell'affidamento all'autorità anticorruzione delle funzioni di procurement pubblico una risposta adeguata ed emergenziale che snatura le funzioni di vigilanza e di regolazione dei contratti. Al contrario, è proprio questo un ambito che mostra bene come, attraverso la prospettiva del contrasto di situazioni patologiche, nel campo che peraltro in Italia ne costituisce il più frequente terreno di coltura, si arriva a rendere più efficace l'azione di miglioramento del campo dei contratti. Non mancano certo problemi e resistenze. L'autorità, pure spesso rappresentata nel dibattito pubblico come gendarme dai poteri dilatati, ha visto a ben vedere ampliarsi le proprie responsabilità più che i propri poteri o la propria struttura. D'altra parte è evidente l'esigenza di rafforzare la rete dell'anticorruzione, quindi anzitutto il ruolo e la posizione dei responsabili d'anticorruzione e dei relativi uffici nelle diverse amministrazioni. Il sistema amministrativo purtroppo è spesso debole, sfibrato, privo di adeguate competenze e vede nelle regole dell'anticorruzione un ostacolo dipinto come insormontabile, il che non è. Però questa retorica dell'adempimento burocratico e la connessa resistenza ed ostilità cui l'autorità cerca di rispondere con piani e misure sempre più semplici ma mirate alle diverse amministrazioni, ai diversi settori di intervento, rischiano di alimentare ulteriori resistenze e spinte al superamento di un'esperienza evidentemente osteggiata da soprattutto da chi nella maladministration trova spazi per la soddisfazione dei propri interessi personali e politici. Ed anzi, il rischio, questo assolutamente, ed è anzi il rischio assolutamente da evitare, questo. La corruzione è un male che colpisce il sistema e pregiudica le opportunità di tutti. Un tarlo, come ha ammonito recentemente Papa Bergoglio,
che non bisogna essere timidi o irrilevanti nello sconfessare e sconfiggere, un ostacolo da rimuovere, soprattutto perché ostacola proprio coloro che più hanno merito e più hanno bisogno, soprattutto i giovani. È un male da contrastare con la repressione penale, certo, ma anche con un sistema di prevenzione da migliorare, da irrobustire, da completare, da rafforzare.